nostri due ospiti non abbiano bisogno di presentazioni, Mirko Formiola falla che meglio. E Ivan Calcaterra, autore di Nathan Never. Parto a bomba con la domanda su diciamo quello che è il momento culmine di Nathan, cioè il suo ventennale. Nathan Never compie 20 anni proprio questo mese, se non sbaglio. E tu, Mirko, che se non sbaglio sei sceneggiatore di Nathan Never da 5 anni? In realtà sceneggio Zagor da 5 anni, Nathan sono 3 anni quasi 3 anni, ormai. Quindi comunque è una buona fetta del suo percorso. Come vedi questo compleanno, i 20 anni che sono passati, e come lo vedi in relazione a quello che può essere quello che verrà? Allora, i 20 anni di Nathan sono qualcosa che mi emozionano abbastanza, per il semplice motivo che quando uscì il primo numero nel giugno del 91, preso in edicola e letto l'albo, avevo deciso sicuro di voler fare questo come mestiere, o comunque almeno di provarci, perché fino a poco prima i fumetti erano una roba strana, che nascevano in edicola, non si capiva bene come tra Le Ore e l'annuario di Padre Pio si trovavano in mezzo ai fumetti, non si capiva bene da dove nascessero. Poi a un certo punto scopri che c'è gente che li fa, che ci vive scrivendoli e disegnandoli, e ovviamente non pensi che sia un vero e proprio lavoro, finché a un certo punto non cominci a conoscere le persone che lo fanno, dici beh, ma allora forse qualche spiraglio c'è. E in realtà quello fu il primo numero di Nathan Never, fu l'albo che mi portò a dire ma magari ci provo anch'io, vediamo che cosa succede. E se sono qua oggi vuol dire che comunque le cose sono andate abbastanza bene, insomma qualche botta di culo ogni tanto ci vuole. E per questo, essendo appunto sceneggiatore di Nathan Never e di Zagor, che quest'anno compie i 50 anni, la manifestazione mi ha chiesto di curare questo albetto che dovrebbero avervi dato all'ingresso, in teoria col biglietto, dove abbiamo questo è un flip book, dove abbiamo Zagor da una parte e Magia Magia Nathan Never dall'altra. Ha una doppia copertina, prima e seconda di copertina, non abbiamo terza e quarta di copertina, i miracoli della tecnologia moderna. Aprendo l'albetto abbiamo entrambe le copertine realizzate per quanto riguarda Nathan Never da Ivan Calcaterra e per quanto riguarda Zagor da Torricelli. La genesi di questo albetto è una cosa un po' curiosa, perché ci fa ritrovare, per quanto riguarda, vi parlo anche della parte di Zagor, per quanto riguarda Zagor, le prove che i disegnatori hanno realizzato per cercare di accedere allo staff, cioè quando si decide di provare a lavorare per una serie che ci piace, il disegnatore realizza delle pagine a fumetti o degli studi dei personaggi che sottopone alla casa editrice. In questo caso sono le raccolte delle prove dei disegnatori che hanno cercato di accedere allo staff di Zagor, tutti per amore del personaggio, perché poi in alcuni casi delle prove si sono state riconosciute più adatte per altre serie, e questi disegnatori non sono entrati a fare parte dello staff di Zagor, ma sono entrati a far parte di altri staff, comunque sempre della Sergio Bruni Editore. Mentre per quanto riguarda la parte relativa a Nathan Never, qui siamo a Parma, perciò abbiamo scelto di fare una raccolta delle illustrazioni che i disegnatori hanno realizzato nelle varie manifestazioni il più lontano possibile da qui. Perciò abbiamo, che so, un'illustrazione di De Angelis realizzata per la fiera del fumetto di Messina del 97, altre illustrazioni che risalgono a prima del 2000 per varie fiere, tra cui Roma, Napoli e così via. Perciò insomma una raccolta di illustrazioni relative a Nathan che sono ormai diventate abbastanza introvabili. E poi vabbè, ovviamente mi hanno coinvolto per il discorso relativo alle introduzioni sia relativi a Nathan che a Zagor. E l'argomento che ho trattato in questa presentazione per l'albetto è una domanda che mi viene fatta spesso, cioè che cosa è più facile scrivere, Nathan Never o Zagor? In realtà è una domanda a parte scomoda, perché insomma sarebbe come scegliere quello che ti piace di più. È una domanda a cui non si può rispondere in maniera precisa, per il semplice motivo che i due personaggi hanno due stili narrativi completamente differenti. Cioè Zagor è più classico, viene raccontato con delle tempistiche molto più lunghe, mentre Nathan ha una narrazione molto più sincopata. Se ci fate caso, in Nathan Never difficilmente ci sono sequenze che durano più di 5 pagine,
proprio perché il cambio di ritmo è molto serrato. Perciò abbiamo due personaggi completamente diversi che si raccontano in maniera completamente diversa e che hanno alle spalle un passato molto pesante, soprattutto per Zagor che ha 50 anni. Perciò la quantità di storie raccontata è talmente ampia che riuscire a inventarsi qualcosa di nuovo comincia a diventare veramente drammatico. Motivo per il quale ultimamente in Nathan stiamo portando avanti delle vere e proprie serie nella serie. Una su tutti, La Guerra dei Mondi, che è in edicola proprio in questi mesi. Guerra dei Mondi che ha visto impegnati principalmente Stefano Vietti e Pio Pivigna per la sceneggiatura e un gruppo di disegnatori che hanno lavorato per più di un anno alla sola preparazione di quello che è il soggetto, cioè di quella che è la trama principale che si dipanerà nell'arco di un anno e che ha visto un lavoro di circa 4 anni tra le sceneggiature e le prime storie disegnate. E noi adesso vi raccontiamo il finale così lo rovinate. Esatto, perfetto, ovviamente scopriremo che sono tutti alieni. Nathan e compagnia sono tutti alieni. E a questo punto abbiamo un lavoro di quasi 5 anni a monte di preparazione che ci accompagnerà per il prossimo anno. Questo ci dà una serie nella serie che può essere letta assolutamente indipendentemente dal conoscere o meno Nathan Never, cioè un nuovo lettore può partire leggendo direttamente La Guerra dei Mondi senza aver bisogno di conoscere tutto ciò che c'era prima. Stessa scelta è stata fatta per quello che abbiamo soprannominato il Nino, nuovo inizio neveriano, cioè la serie di storie che partirà immediatamente dopo La Guerra dei Mondi, cioè subito dopo La Guerra dei Mondi ci sarà con la conclusione della Guerra dei Mondi avremo una conseguenza alla Guerra dei Mondi che sarà l'inizio di questa nuova miniserie di 4 volumi che stiamo scrivendo io e Davide Rigamonti, perciò abbiamo 250, 51, 52 e 53 di Nathan Never che saranno una nuova miniserie che darà l'inizio a una vera e propria era di Nathan Never dove se riusciremo utilizzeremo proprio uno strillo in copertina come sto fatto in questo speciale in cui avvertiremo i lettori che si può iniziare anche da qui, cioè potete dimenticarvi tutto il resto e ripartiamo con un nuovo Nathan Never dove però i lettori di vecchia data che seguono Nathan da più di 20 anni troveranno un mucchio di rimandi, di riporti, però cercheremo di evitare in tutto e per tutto quelle antipatiche didascalie che si vedono una volta in fondo alle vignette con scritto vedi l'albo 32, ma se io il 32 non ce l'ho, se sono passati 20 anni non ci capisci niente, no, questo non succederà più, non avremo più rimandi e faremo in modo di, stiamo già facendo in modo con le nuove sceneggiature, di riuscire a coinvolgere il più possibile i lettori senza bisogno di andare a riprendersi cose vecchie, cose già viste. È ovvio che se uno le riconosce e le ritrova avrà pane per i suoi denti. Ora, prima di passare a parlare dello speciale per il ventennale, ti lascio un po' la parola perché altrimenti tra un po' si spargono di benzina e si danno fuoco. Vai. Mi lasci la parola? Sì, no, non te me la ripiglio. Lo so, poi tu con La Guerra dei Mondi che c'è? E appunto, non ho voluto sapere assolutamente niente, la voglio gustare dal lettore. Assolutamente, dico come va a finire. Se no, un anno di Nathan Never non posso leggere. Già tutto. Ma ti dico lo stesso come va a finire. Ma qualcuno lo devo dire, ce l'ho qua. Non posso dirlo, ma tu lo vuoi sapere. Non c'è nessuno che lo vuole sapere. No, su 20 anni di Nathan Never posso. La prima cosa che mi viene in mente. Io non ci sono da 20 anni, ma insomma quasi, siamo sui 18, 19, qualcosa del genere. Tu hai iniziato con un numero? Con lo speciale di Lex, la prima apparizione di Lex da protagonista con la sua testata, era l'allegato allo speciale numero 2. 92-93. Guarda, faccio fatica con le date, non mi sono preparato in effetti, però siamo lì insomma. E poi il 33, il numero 33 della serie regolare. Per cui, considerando quei 6 mesi in cui sono stato arruolato, ovviamente prima dell'uscita dell'albetto in edicola, siamo molto vicini. Sfatiamo il mito che Ivan Calcata era il disegnatore più lento della Bonelli, o lo confermiamo? No, forse uno lo troviamo magari. Uno, forse, sì, è vero. Uno o due. C'è Mario Astori, anche lui. Ma non sono lento, che mi disegnano. Sì, certo. Anzi che mi autodisegno così. Ecco, avete capito il motivo per cui non è coinvolto nella Guerra dei Mondi, cioè non solo per un discorso relativo alle tempistiche, però c'è anche stata la necessità nella Guerra dei Mondi di capire dove collocarla e in che modo
assegnare lavori ai vari disegnatori in modo che si uscisse nei tempi esatti, perché quando si porta avanti una serie come Nathan in cui ci sono storie singole o che al massimo occupano due albi, se al disegnatore gli viene il raffreddore e ritarda di una settimana, pazienza, cosa dittiamo, abbiamo già una storia pronta, facciamo uscire la sua dopo e questa cosa si risolve in maniera abbastanza agile. Ma quando prepari una storia che ti porterà via 12 mesi, che ti occuperà un anno intero di pubblicazione, questa cosa non la puoi fare perché devono essere tutti assolutamente conseguenti. Di conseguenza anche lì abbiamo dovuto organizzare uno staff di disegnatori che ci garantisse per filo e per segno le scadenze in maniera precisa. E stessa cosa si è richiesta agli sceneggiatori, motivo per cui sta Guerra dei Mondi ha ritardato di quanto, boh, 6 mesi, non lo so, 6-8 mesi, cioè ha avuto un ritardo enorme rispetto a, alle promesse iniziali, proprio perché non c'era di mezzo lui. E non c'era di mezzo lui, figuriamoci se ci fosse stato di mezzo lui. Perciò è stata proprio una questione complessa da organizzare, che comunque, visto che è partita, mi pare che stiamo riuscendo a portarla avanti nella maniera migliore. Per cui, per chiudere questo capitolo del dolore, dicevo che la prima cosa che mi è venuta in mente è che in 20 anni ne ho disegnate proprio un po' pochine, meno di quanto avrei voluto. Ma tra le migliori a livello grafico, sì, almeno sì, sentire i lettori, io non mi pronuncio. Non mi pronuncio, ovviamente. No, io ti posso solo criticare se sei un disegnatore, tu. Però, cioè, no, e poi invece mi è venuta in mente questa cosa, ovviamente non ci pensavo più dall'epoca. Ve la ricordate la pubblicità che facevano prima dell'uscita di Nathan Never? Adesso tutta non me la ricordo, però finivano sempre Nathan Never lo sa. Gli altri albi Bonelli c'era questa cosa, che ne so, c'è il mistero dei coccodrilli dei Nathan Never lo sa. Nei sotterranei del palazzo dell'agenzia, non so, non mi ricordo niente, sì, però finiva sempre così. Nathan... È stato un bel amarcord a cui non pensavo da tantissimo tempo. Potremmo anche dimenticarcelo, no? No, uno si chiama, ma che cos'è che sapeva sto Nathan Never? Non si è capito. Beh, abbiamo spiegato in 20 anni cosa abbiamo spiegato. Sei sicuro l'abbia spiegato? Qualcosina spiegato. Sì. Domani ne parlo con Serra. Comunque, a proposito, sul sito c'era scritto che ci sarebbe stato anche Antonio con noi. Si scusa di non poterci essere, ma ovviamente il discorso organizzativo di cui parlavo prima mi sta facendo perdere notti di sonno ed è ancora in ballo con questo discorso legato alla Guerra dei Mondi, perciò dovete accontentarvi dei sottoscritti. Perciò, boh, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sono preoccupato, sì, perché non mi ha mica detto che domande mi avrebbe fatto. Ma non le sai neanche ma tu. Non so neanche. Perfetto, siamo a posto. Però c'è una cosa interessante che forse è trasversale e riguarda Nathan Never solo in parte, cioè come questa decisione di fare una storia della durata di 12 numeri che poi verrà ad avere una conseguenza sulle storie a venire possa essere letta come un segno di un cambiamento di una casa editrice che insieme a questa storia, insieme a, ne abbiamo parlato prima con Luca Enoch, l'annuncio di una serie fantasy, quindi l'annuncio di una nuova serie e quindi di non più di miniserie, quindi possiamo dire è chiuso un capitolo Bonelli e Bonelli apre verso strade nuove o ritorna su strade vecchie ma con modalità differenti. Allora, questo discorso che fai relativo alle serie e alle miniserie funziona ma non è collegabile a Nathan, nel senso che Bonelli ha sempre avuto un suo, chiamiamolo così, marchio di fabbrica, cioè qualunque albo Bonelli venga aperto si riconosce che è una cosa che esce da quella casa editrice, perciò ha una sua classicità legata alla gabbia tipica bonelliana, cioè la disposizione delle vignette, la confezione degli albi, le dimensioni e così via, la grafica eccetera eccetera, perciò ha una sua classicità che si riconosce anche nelle serie di lunga data, perciò Bonelli personalmente, come ha avuto occasione di dire più volte negli incontri col pubblico, non ha mai amato molto le miniserie. Cioè lui si è sempre chiesto com'è possibile che un'idea non possa essere sfruttata per lungo tempo, cioè perché un'idea dobbiamo bruciarla in un numero di albi prestabiliti. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto che la serie, l'idea funziona e piace ai lettori, perché non portarla avanti? È anche vero però che, Greystone l'ha dimostrato, spesso e volentieri la miniserie è un sistema che si utilizza per prendere un'idea e non bruciarla nell'arco di uno o due albi, ma renderla più organica e portarla avanti per un certo periodo di tempo. Di conseguenza non potrebbe prestarsi a una cosa
sul lungo periodo, perché altrimenti perderebbe il fascino che ha. E penso che il percorso che ha fatto Greystorm dall'inizio alla fine ha dimostrato che quella era una serie nata, ideata come miniserie, portata avanti come miniserie. Non avrebbe avuto senso portarla avanti come serie, avrebbe avuto uno scadimento di qualità, cioè non sarebbe più stata bella e affascinante come sono stati quei numeri letti tutti insieme come un'unica grande storia. Poi era pensata come storia. Esatto, era pensata come un'unica. Anche da un punto di vista di correttezza verso il lettore. Annunci sì, una sì, miniserie sì. E poi dopo annunci una serie, sembra... Ma secondo me il lettore che comincia a leggere la miniserie, che si appassiona, a cui piacciono tantissimi personaggi, non gli dispiace di comprarli anche il mese dopo, al momento in cui la miniserie è finita. Cioè io ti presento la miniserie, però sta cosa ti ha appassionato tantissimo, magari mi chiedi il bis, facciamo un'altra miniserie, andiamo avanti, quello non lo vedo come un grosso problema. Si sgancia però, tornando alla domanda che mi hai fatto prima, da Nathan Never, cioè Nathan non rientra in quest'ottica, ma c'è stato proprio una necessità di restyling della serie del personaggio per un motivo abbastanza banale. Nel 1991, nel giugno del 91, Nathan Never faceva le sue missioni senza cellulare in tasca. Si fermava nella cabina telefonica per chiamare l'agenzia, fa pronto, posso far decollare la macchina? Sì, abbiamo il permesso, falla decollare. Cioè, di visto oggi è quasi demenziale, perché tutti abbiamo in tasca un telefonino. E il fatto che quella che abbiamo ormai fatto diventare la più potente agenzia dell'universo conosciuto, che debba chiedere il permesso per far volare la macchinina, anche quello è ridicolo. Cioè, c'è una necessità di trasformazione dei personaggi della serie, perché quella che era fantascienza nel 91 oggi non è più fantascienza, cioè la realtà ha superato abbondantemente quella che poteva essere la fantasia dell'epoca. Diciamocelo chiaramente, oggi la scienza non va in direzione della creazione di robot meccanici come quelli che abbiamo fatto vedere noi. Si parla di clonazione, di trasformazioni tramite DNA, cioè di un... siamo più vicini a quelli che abbiamo presentati come biodroidi che non tanto come robot. Però i robottoni di metallo in Nathan Never ci vogliono, perché i lettori sono appassionati, io ci sono appassionato, sono appassionatissimo dei robottoni, un mucchio di mie storie hanno robottoni perché ci vogliono, secondo me, non possono non esserci. Ma in realtà è una fantascienza un po' assurda, un po' incredibile, che abbiamo reso credibile, ma che a un certo punto bisogna adattare, cioè a un certo punto Nathan Never ha avuto il cellulare in tasca. Questi sono cambiamenti che puoi fare gradualmente o che a un certo punto conviene utilizzare qualcosa come la Guerra dei Mondi o come il Nino per trasformare completamente la serie in un qualcosa che faccia appassionare nuovi lettori e che coinvolga ancora i lettori di lunga data che magari dopo 20 anni cominciano a dire sì, però comincio a vedere un po' sempre le stesse cose, le stesse idee, perché nascono sempre dagli stessi stimoli legati principalmente alla fantascienza classica. A quel punto lì si tenta con queste operazioni di rinfrescare un personaggio, di rinfrescare una serie che ha ancora tantissimo da dire, perché tutte le storie legate ai mutati, ai robot, erano tutte delle allegorie per parlare del diverso, per parlare, che so, dall'omosessualità, alla religione, anche alla politica. Cioè abbiamo trattato argomenti che direttamente non avremmo potuto trattare. Usi la comunità dei robot, usi la comunità dei mutati per poter parlare di argomenti che altrimenti in un altro ambito non avrebbero potuto essere inseriti in un fumetto popolare, perché ricordiamoci che comunque uscendo in edicola dobbiamo cercare di accontentare la maggior fetta di pubblico possibile. Queste operazioni nascono da quello, più che dal discorso prima legato a miniserie e serie, cioè a cercare di rinnovare un personaggio che altrimenti, a distanza di 20 anni, parlando di fantascienza, una fantascienza che rischia di risultare un po' polverosa, viene rinfrescato per poter ricominciare, tra virgolette, da zero, proponendo cose nuove. Inseriamoci. Inseriamo subito dicendo che, no, per quanto riguarda il discorso della tecnologia un po' desueta, c'è anche l'aspetto del disegno, ci sono delle cose che sono più spettacolari disegnate che nella realtà non funzionerebbero, le pistole mini mitra gigantesche di Lex, queste cose, diciamo che la tecnologia reale va a ridurre, va a sparire. Il gigantesco di Lex ci vuole appunto, però sarebbe pesantissimo, non potrebbe esistere se non in qualche lega su ultra leggera. Però se ci pensate, si va a ridurre gli spazi, a comprimere. L'informazione passa appunto tutto digitalizzato il più possibile, da disegnare non mi farebbe più niente, per cui anche quando facevamo il monitor ancora con il catodo in pratica però diciamo che erano un pochino più belli da vedere, anche da disegnare, erano più, riempivano di più gli ambienti. Adesso uno schermo trasparente
crea anche più problemi al disegnatore, perché se non usi il computer anche per fare qualche effetto in retina, le trasparenze, insomma, solo col nero, alla fine questi bei blocchi monolitici, questi e monitor sono degli sfaticati, e disegnare il monitor grosso gli occupava di niente, avevi il braccino esatto, poi facevi tutto in ombra, tutto nero, mezza vignetta era fatta. Poi tutti questi tubi, ci sono tonnellate di tubi in Nantanebra, cosa serviranno non lo sappiamo, però sono una figata da vedere e da disegnare. Per cui non, da questo punto di vista andare troppo così a cavillare tra virgolette bonariamente forse anche controproducente. Cioè, sicuramente le cabine telefoniche sono una cosa che vabbè balzava all'occhio, lo possiamo risolvere in altra maniera. Esistono ancora le cabine telefoniche? Qualcuna sì. Cioè, adesso qualcuno esiste, ma tu pensi? Ma forse sotto la tutela dell'UNESCO, però. Sì, esatto. Come gli autobus inglesi a due piani. A questo punto, se hai altro da aggiungere, se vuoi inventarti qualche altra domanda, se no andiamo avanti con questo, che magari... Andiamo avanti con questo. Mi hai una domanda, visto? È un altro braccino corto, siamo di lavorare. Possiamo anche leggerlo. Possiamo anche leggerlo, al finale, vediamo subito come va a finire. Che cos'è questo? Questo esce tra una settimana, dovrebbe uscire il 16 giugno, ed è lo speciale Nathan Never annuale numero 21, visto che festeggiamo il ventennale. 21 perché? Perché... nel secondo o terzo anno di Nathan Never questo annuale diventò semestrale, uscirono due storie, di conseguenza questo annuale non corrisponde al 20esimo, al 21esimo. In ogni caso è l'albo realizzato da Medda Serra e Vigna per festeggiare il ventennale di Nathan Never. È realizzato appunto per quanto riguarda la sceneggiatura dai tre sardi in tre parti diverse, cioè abbiamo un primo racconto scritto da Baby Vigna, un secondo racconto scritto da Michele Medda e un terzo racconto che è il vero e proprio atto d'amore di Antonio Serra per Nathan Never. È tutto a colori ovviamente e abbiamo delle presenze eccezionali, prima su tutti, a grande richiesta, Nicola Mari che torna per questa manciata di pagine di storie su Nathan Never, anche se questo non significa il ritorno di Nicola Mari su Nathan Never, ma è soltanto un Nicola Mari preso in prestito da Dylan Dog, rimane a Dylan Dog, ma per il ventennale è stato richiesto appunto uno staff di autori che sono gli stessi che hanno reso grande Nathan Never nei primi numeri. Perciò abbiamo una storia di Nicola Mari all'inizio, poi abbiamo Germano Bonazzi nella seconda storia scritta da Michele Medda, molto cupa, e poi... ovviamente il portavoce della serie a livello grafico De Angelis con la storia scritta da Antonio Serra. Dicevo prima un atto d'amore di Antonio Serra per Nathan Never perché abbiamo in questa storia un ritorno di Lex Weaver al fianco di Nathan Never, cioè qui finalmente rivediamo una cosa che non si vedeva da tanto e che i lettori continuano a chiederci, il ritorno di Lex al fianco di Nathan con un'immagine che è molto evocativa, l'ultima, dove abbiamo Lex, Nathan, Branco e May insieme. Attenzione però, questo non significa il ritorno di Lex nell'agenzia Alfa, cioè questo albo è assolutamente scollegato dalla serie e dalla continuity, non ha tempo e spazio di collocazione, tant'è vero che lo si vede sin dalla copertina dove abbiamo Nathan con il vecchio impermeabile e le vecchie basette, perciò è... per quello un atto d'amore, cioè il ricordo di com'era Nathan Never nel culmine dopo l'uscita, visto che comunque nel 91 c'era stato una grandissima aspettativa nei confronti dell'arrivo di Nathan e fece proprio un boom immediatamente a livello di vendite, perciò abbiamo ripreso quello che era il Nathan dell'epoca e lo abbiamo riproposto in un albo che è comunque un qualcosa di slegato completamente da quello che è il resto della continua. Beh, di questa roba abbiamo parlato, vuoi... Quindi anche questa è come se ci muovessimo ancora a quei tempi anche per quanto riguarda le storie. Sì, allora è come se ci muovessimo a quei tempi per quanto riguarda le storie, sia a livello narrativo che a livello grafico. Per tutte e tre, quindi. Per tutte e tre, ma se le prime due, volendo, potrebbero avere una collocazione temporale, cioè se uno vuole, se le va a leggere e potrebbe pensare, ma secondo me sta storia potrebbe anche stare... tra il 20 e il 30 ci potrebbe stare lì in mezzo questa storia. Per le prime due questo ragionamento si può fare, penso che la seconda possa essere anche tranquillamente attuale rispetto a quello che sta succedendo
e ovviamente Guerra dei Mondi esclusa, mentre in ultima è proprio fuori dal tempo e dallo spazio, cioè un qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con la collocazione temporale, ma è un